Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Oggi abbiamo un video spettacolare come al solito. Allora, oggi andremo a vedere il mio primo blister Wizard of the Coast, più altri pack della X Series, più altre cose, però andiamo a vedere tutto dopo. Ma prima andiamo con la sigla e poi vediamo tutto quanto. Allora, come potete vedere la confezione è già aperta, perché quest'ordine mi è arrivato 2-3 giorni fa. Solamente che io non potevo aspettare 2-3 giorni per aprirlo, quindi nel frattempo me lo sono aperto e adesso sto facendo il video. Però non ho tirato fuori niente dal cellophane, come si chiama, insomma, dai scoppietti. E quindi adesso lo sto vedendo per la prima volta. Allora, attenzione ragazzi, tutti i pack. 1, 2, 3, 4. Questo è un omaggio, pacchetto XY Evolutions, regalato. Poi abbiamo delle carte, altre carte e altri pack. Questo lo possiamo togliere. Allora andiamo subito con questi primi pack. Questo lo lascio per dopo, tanto a voi non mi interessano. Andiamo subito a vedere questi primi pack. Allora, la posso fare, eh? E abbiamo, attenzione, arriviamo qua, avviciniamoci, perché abbiamo, attenzione, eccolo qua. Sempre se riesco ad estrarli, scusate, stavo fuori dall'inquadratura. E abbiamo, attenzione, la bustina che togliamo. 4 pack ex fantasmi di Holon con l'artwork di Mewtwo. 1, 3 in realtà, perché non so contare. Guardate che spettacolo l'artwork di questo Mewtwo, tanta roba. Abbiamo questi 3 artwork di Mewtwo, poi altri 3 di Gyarados. 1, 2 e 3. Ma non finiscono, perché là ci sono altri pacchetti. Però in questa bustina c'erano solo questi 6, quindi adesso tiriamo fuori anche gli altri. Allora, 3, 6, attenzione ragazzi, da un po' di tempo. Ecco, spettacolo. Qua ci stanno quest'altro, ma li vediamo fra poco, aspettate. Allora, questi li lascio qua per dopo. E abbiamo, attenzione, altri, vabbè, senza che vengo là, tanto avete capito. Altri 3 ex fantasmi di Holon con l'artwork di Gabutops. Tutti e 3 ovviamente da aprire. Cioè da aprire, però non li apro ovviamente. E abbiamo 3, 6, 9. E allora, eccolo qua. Ultimo artwork di questa espansione. Di questa espansione, se riesco ad aprirla, perché non ci riesco. Il taglierino come al solito me lo sono scordato. Oh, ecco fatto. Allora, e abbiamo, eccoli qua. Attenzione. Questo è un omaggio, dopo lo faccio vedere. Eccoli qua. 3 artwork di Zangoose. Eccolo qua. Sto troppo lontano? Dai, si vede su, non facciamo i pignoli. Eccolo qua, si vede, ok. E quindi questi sono i 12 pacchetti ex fantasmi di Holon che stanno lì sotto, anche se non so se voi li vedrete o no. Comunque, e poi abbiamo qui altro omaggio. Vabbè, questo vengo vicino perché se non so se si vedrà. Eccolo qui. Gioco di carte collezionabili di Harry Potter. Questo qui è l'artwork mancante, l'altra volta ho fatto vedere 2 artwork e questo era il terzo artwork che mi mancava, quindi adesso ho finito anche tutti e 3 gli artwork del, diciamo, set base di Harry Potter, una cosa del genere comunque, e lo mettiamo qua dietro. Poi andiamo con, queste sono delle carte spettacolari, guardate le condizioni, vabbè tanto poi mi avvicinerò e le vedremo meglio. E poi abbiamo, attenzione, qua che c'è? Altri pack, andiamo con altri pack o con le carte? Con le carte, facciamo mezzo e mezzo. Allora, andiamo a vedere queste carte. No, queste qua per ultime ragazzi, queste sono la chicchetta. Vediamo prima queste carte, che queste qui sono state regalate. Allora, condizioni spettacolari. Ecco, ve lo faccio vedere da così. Condizioni, spettacolo. Prima edizione Oddish in italiano. Poi abbiamo Spiro, Nidoran femmina. Ah, se stava il 2000 non si vedeva. Poi abbiamo un Senju del 7 base, un Tangela, un Rattata, un Caterpie e un Magnemite. Ragazzi, queste sono state tutte regalate, quindi spero tanto che queste 3 mi manchino, così almeno le vado a mettere nell'album al posto di quelle non prima edizione. Comunque, grazie per il regalo se starai guardando questo video. Allora, poi andiamo con quest'altra, no, questi lascio per dopo. Andiamo con altri pack, sempre se riesco ad aprirlo perché non è facilissimo.
E abbiamo, oh, eccoli qua. Che cos'è questa cosa? Ah, beh, perché ha fatto, attenzione ragazzi, piccoli momenti di fare nero. Eccolo qua, 1, 2, 3, 4. Abbiamo tutti e quattro gli artwork ex la leggenda di Mew. Abbiamo Arcanine, Mew, spettacolare ragazzi, Banette e Aerodactyl. Tutti e quattro gli artwork, tutti e quattro i pacchetti in italiano. Quindi, spettacolo, anche il set di ex leggenda di Mew. Terminato. Spam. E le mettiamo qua. Si vedranno, non si vedranno? Si vedranno mai, lo so. Non ho neanche messo bene il letto, meglio di fare il video, vabbè. E adesso andiamo con il pacchetto evoluzione già ve l'avevo fatto vedere. Io direi di andare con questo qui. E vabbè, questa qui è una cosa solo da collezione per... Scusate se era interrotto il video perché qualcuno mi ha chiamato e poi ha sbagliato, ha attaccato subito, quindi si era interrotto il video e devo ricominciare da dove ero rimasto, solo che non so da dove ero rimasto, quindi stavo dicendo, questa qui è una cosa solamente per quelli un po' più malati come me, perché diciamo che come valore queste cose che sto per farvi vedere non valgono niente, però sono spettacolari, quindi ve le faccio vedere. Allora abbiamo, attenzione, pacchetto set base in italiano prima edizione, ovviamente aperto, dentro c'è una carta, ah c'è una carta per non farlo piegare, però che carta sarà dentro? Un addestramento normale così, niente di che, un revitalizzante del set base, pensa se mi mancava sta carta, che spettacolo, però ce l'ho. Allora, non riesco a rimetterla dentro, ok, ce l'ho fatta. Allora, pacchetto set base prima edizione in italiano, pacchetto set base normale, poi abbiamo qualcosa dietro, no, pacchetto 7 base in italiano normale, pacchetto di Charizard 7 base normale, poi abbiamo Jungle prima edizione vuoto, Wigglytuff prima edizione vuoto e Flareon prima edizione vuoto. Ragazzi, tutti e tre gli artwork della prima edizione vuoti, spettacolari. Poi abbiamo Fossil di Jolteon, Lapras, e poi abbiamo un pacchetto in giapponese, ragazzi, guardate che spettacolo. E per finire un pacchetto Team Rocket in italiano con una carta energia così random che rimetto dentro. Rimetto dentro, ecco qua. E questi sono i pack vuoti che mi ha regalato così. Poi andiamo a vedere un'altra cosa spettacolare. Come vi avevo detto all'inizio del video, c'era un blister, quindi vi faccio vedere subito questo blister, che è una cosa spettacolare e molto difficile da trovare. Allora, eccolo qua. Abbiamo, attenzione, che spettacolo, blister in italiano di Neo Discovery con l'artwork di Scizor. Ragazzi, guardate che spettacolo. Neo Discovery blister della Wizard of the Coast. Vabbè, è inutile dirlo. Guardate che spettacolo. Primo blister in assoluto della Wizard of the Coast. Probabilmente anche uno degli ultimi perché sarà difficile trovarne altri. Però questo qua ce l'ho e me lo tengo stretto. Ve lo mettiamo? Si vedrà? Ma che qua? No. Si vedrà, ok. E andiamo con... Attenzione perché non è finito. Abbiamo... tre pack che ora vi faccio vedere che mi mancavano, cioè in realtà me ne mancavano, no, queste no, per terrò, queste sono buone che li metto, aspettate, ecco qua, questi tre pacchetti Jungle prima edizione, e abbiamo l'artwork di questi qua da aprire ancora, sigillati nuovi, artwork di Scizor, ciao, artwork di Scyther, Wigglytuff e Flareon, tutti e tre gli artwork prima edizione, spettacolari. Poi andiamo a vedere l'ultima cosa, ma non meno importante, perché ci sta una chicchetta spettacolare. Mettiamo questi tre pack qua, si vedranno? Boh, non lo so se si vedranno o no, li lascio lì. Poi abbiamo, ultima cosa di questo ordine, ma spettacolare, perché abbiamo 5 carte. Ora vediamo. E abbiamo, attenzione, Dark Magneton olografico, condizioni molto buone. Cioè no, molto buonissime, vediamo. Questa è mintissima. Questa è una PSA 10, me lo sento. Comunque italiano, quindi niente da fare. Poi abbiamo Hypno Reverse, spettacolare, che mi mancava di Aquapolis. E poi, eccolo qua, Shining Celebi, prima edizione, in italiano. Guardate che spettacolo, le condizioni ovviamente non sono perfette, cioè si vede che non è in buonissime condizioni, però è uno Shining Celebi, prima edizione. Poi andiamo con, attenzione, MAC olografico Aquapolis. E per finire, Dark Valprum olografico, spettacolare. Ovviamente di tutte queste carte, quella ignorantella, diciamo che è questo qui. Shining Celebi, prima edizione, che è molto difficile da trovare.
anche se già ce n'avevo uno perché l'avevo pullato tantissimi anni. Ah no, non l'avevo pullato, l'avevo scambiato? No, l'avevo pullato io, spettacolo, vabbè. Non vi interessa, comunque. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, perché ci sono tantissimi altri video sul canale già da vedere e che pubblicherò prossimamente, quindi... Questo è tutto quello che abbiamo preso in quest'ordine, tanta roba. Questo qua, ragazzi, è molto raro da trovare, il blister, Altri pacchetti, diciamo, si trovano in giro, vabbè, sì. Tranne questo qua di Harry Potter, che non mi sembra di averlo visto. Cioè, in inglese ce ne stanno botte e costano pure poco. In italiano non l'ho visto, comunque, boh, vabbè, non è che mi interessa, però era giusto per dirlo. E quindi, niente, spero che... no, vi ho detto tutto, quindi, like, subscribe e share.